Importante, importantissima soprattutto per la città dell'Aquila, perché ridiamo alla città dell'Aquila il palazzo che fu costruito per rendere bella la città. Poi venne dato alla Cassa di Risparmio di allora e oggi torna in proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio e quindi la possibilità di poter dire che abbiamo compiuto un percorso. È da tempo che noi pensavamo di tornare in possesso di questo palazzo, è da tempo che abbiamo messo in atto tutte le precauzioni perché il palazzo poi tornasse a noi. Tra l'altro ci sono le prelazioni nel caso in cui fosse stato venduto, e invece non ci siamo arrivati perché abbiamo chiesto noi di averlo e per darlo alla città dell'Aquila. Questo fu costruito per rendere bella l'Aquila, poi diventò il palazzo della Cassa di Risparmio. Noi l'abbiamo fatto con lo stesso spirito, perché quel palazzo resti un esempio di bellezza per la città e non possa diventare un domani, sa, le traversie possono essere tante anche dalle banche, una cosa diversa da quella che hanno pensato 120 anni fa. Gli Aquilani e quindi la Cassa di Risparmio, perché tra l'altro fu costruito dalla Cassa di Risparmio perché era l'unica che poteva farlo, il comune non poteva fare quella entità, quella somma poteva essere fatta allora. Come oggi, 13 milioni di euro potevano essere messi a disposizione dalla Fondazione della Cassa di Risparmio. Rimaniamo nel palazzo, siamo contenti di ridarlo oggi alla città dell'Aquila, alla fondazione. È stato un percorso lungo, l'abbiamo ristrutturato, è un gioiello. Ridiamo un pezzo della città alla città, ridiamo un pezzo della cultura. Veramente, siamo molto molto contenti. Rimaniamo chiaramente dentro l'immobile. Lo lasciamo in parte così anche altri uffici dell'Aquila potranno utilizzarlo. Come gruppo oggi vuol dire fare questo, banca, oggi vuol dire anche ridare alle comunità le radici che hanno costruito una banca nazionale come BPER è diventata oggi. Quindi siamo particolarmente felici del percorso.